il giro è ancora di buon livello. 14, 11 e 15 è il record del mondo fatto a Oslo nel 2008 da Tirunes di Baba. Erano gli anni di grandi duelli tra Tirunes di Baba e Mezen e Tefar, che giusto il mese successivo avrebbe sfiorato quel record del mondo. C'è anche una grande rivalità tra Tirunes di Baba e Mezen e Tefar. 500 metri al traguardo, è un po' in difficoltà rispetto a se stessa e a quell'obiettivo del 14, 11 e 15. Siamo molto vicini alla possibile impresa per lei, ma deve fare 65, 65 che è alla sua portata, è decisamente alla sua portata, ma non ha le caratteristiche, questo fenomeno di atleta sul passo non ha le caratteristiche del cambio di ritmo repentino, però ci sta dando, ci sta provando, sta andando, ci sta provando, siamo vicini alla possibile grande impresa. Ricordo il suo primato, 14 14 e 32, è il terzo miglior risultato al mondo, ma a quel punto si può puntare al record del mondo, 14, 11 e 15 della connazionale Tirunes di Baba. 200 metri al traguardo, va a 13 e 40, si può fare per il primato del mondo. Ci siamo con Alna Sayana, tutto il pubblico in piedi per darle il passo giusto, per provarci. Ultimi 100 metri, c'è l'impresa, c'è, sai che l'impresa c'è. Ayana, Akda, prova ad avvicinarsi, ma non a sufficienza, non a sufficienza. 14, 11, arriva troppo in fretta al traguardo, troppo in fretta al traguardo, è il suo primato, ma non il record del mondo. Straordinario. 14, 12 e 61, e questo suo sorriso anche un po' rassegnato, nel senso che ci sbatte contro da un po'. Ha un primato di 14 14 e 32, adesso il primato è stato abbassato, eccolo qui, 14 12 e 59, è la nuova miglior prestazione del mondo di quest'anno, ma soprattutto è il secondo miglior risultato di sempre.